Un saluto ai telespettatori di Domenica Italiana dalla redazione di World News Web 24. Dunque, era inimmaginabile, tornano a soffiare venti di guerra, la Russia ha deciso di invadere l'Ucraina. Un'azione insensata e irresponsabile che ha fatto scoppiare le polemiche e l'ira del mondo intero. I dettagli. Poco prima delle 3 del mattino la Russia ha invaso il territorio ucraino con un annuncio a sorpresa nella notte dal leader russo Vladimir Putin. La ragione ha scelto la via della irragionevolezza, dice, decidendo di andare contro i principi internazionali, dopo che l'Ucraina poche ore fa ha fatto richiesta di aderire alla NATO ed all'Unione Europea. Dalle prime informazioni, numerose esplosioni si sentono ad ovest della città e l'esercito russo sta cercando di prendere il controllo dell'aeroporto. Il presidente ucraino Zelensky, dopo aver tentato di parlare con Putin, ha proclamato la legge marziale. Irritazione dagli Stati Uniti con Joe Biden che avverte Putin dovrà rendere conto al mondo. La NATO ha convocato in giornata una riunione del Consiglio Atlantico, così come anche il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, mentre le cancellerie europee attendono di potersi incontrare video call per pianificare le decisioni in merito all'attacco. Solo poche ore prima erano state prese sanzioni nei confronti della Russia per un attacco le cui speranze diplomatiche erano ridotte ad un lumicino. E la reazione dell'Europa e degli Stati Uniti non si è fatta attendere perché ci sono state delle sanzioni imponenti nei confronti della Russia e in questo contesto. E intanto, mentre registriamo questo nostro appuntamento, le forze russe stanno avanzando verso Kiev. Ecco le sanzioni decise da Europa e Stati Uniti. Passate 24 ore dallo scoppio della guerra in Ucraina, l'Europa e gli Stati Uniti non stanno a guardare. Dopo una riunione durata oltre 6 ore, la Commissione europea a Bruxelles emana una serie di sanzioni durissime per tutti i settori della vita in Russia, da quello economico a tecnologico, cercando così di isolare ancora di più il leader russo Putin, che solo poche ore prima aveva annunciato l'invasione. Gli Stati Uniti hanno adottato una serie di sanzioni durissime sulle banche, indebolendo di fatto il sistema economico russo. Sul fronte italiano, il Consiglio Supremo di Difesa, presieduto dal capo dello Stato Mattarella, ha condannato la presa nella regione, chiedendo a Mosca di porre immediatamente fine alle operazioni. Una informativa del Premier Draghi è in programma per metà mattinata alle Camere. Intanto sul fronte ucraino il premier Zelensky fa sapere di voler rimanere a Kiev, nonostante sia l'obiettivo numero uno della Russia. Ed intanto esplosioni sono state avvertite a Kiev. La presa della capitale da parte russa potrebbe essere questione di ore. Naturalmente, nel corso dei nostri prossimi appuntamenti faremo il punto della situazione e lo faremo anche nei collegamenti per Domenica Italiana nella versione radiofonica. Restituiamo la linea Pasquale Paoletta per Domenica Italiana, Mimmo Siera, Buon News 24.